vai. Cittadini, buonasera. Chiudiamo la campagna elettorale di queste elezioni comunali 2018, una campagna elettorale che si è tenuta in un clima che non mi ricordo simili da mai praticamente, mai una campagna elettorale dal basso profilo, una campagna elettorale dove fango, dove calunnie, attacchi personali, una campagna che doveva essere basata su un confronto che mi è stato proposto in un comizio, ma che la mattina ma non mi ha chiamato mai nessuno, perché sarei stato comunque disponibile, come ho fatto il confronto 5 anni fa, a farlo anche quest'anno. Questo confronto in pratica c'è stato l'invito in un comizio, ma di fatto poi io il giorno successivo e l'eventuale giornalista non lo mettevo neanche io, non mi ha chiamato assolutamente nessuno. Questo confronto ero disponibilissimo a farlo, ma il confronto ora lo faremo il 10 giugno, lo faremo con i risultati, noi il confronto lo faremo. Noi faremo questo confronto attraverso voi, che sicuramente ci darete fiducia il 10 giugno e di conseguenza noi amministreremo questo comune, amministreremo il comune intero, come la nostra lista che si chiama Progetto Comune, che coinvolge l'intero territorio. In questa lista c'è l'espressione di 5 centri dei 6, anche il 6° centro noi avremo comunque un interlocutore attraverso la Consulta, ma i centri rappresentati su questa lista, su questo palco, avranno tutti un amministratore, perché noi vogliamo un comune unito e non un comune diviso, un comune che noi riprenderemo in mano e recupereremo il terreno perso. Abbiamo perso 5 anni, noi ci daremo da fare con delle persone che stanno su questo palco, che sono persone disponibili, dei lavoratori, nessuno deve fare nessuno scambio di nessun tipo. Noi dovremo amministrare per il bene di questo comune, per fare crescere questo territorio, che in questi 5 anni abbiamo visto un territorio abbandonato a se stesso e un impoverimento generale dovuto da una continua tassazione che è aumentata ogni anno per ogni sempre con aliquote massime, e che vedremo effettivamente, mi devono spiegare perché non hanno mandato come gli anni successivi, come tutti i comuni hanno mandato già da pagare la Tari, perché il comune di Vernole questa Tari ancora non c'è arrivata, per quale motivo, perché non credo, forse pagheremo di meno, vedremo quando arriverà. Ah, il 30% mi dice, vabbè, dipende effettivamente, c'è la quota fissa e la quota variabile, non tutti sarà 30%, sarà chi più chi meno, ma comunque pagheremo di più perché mi chiedevano perché dovevamo pagare di più, quali alternative avevamo noi, come potevamo abbassare questi costi, semplicemente in una maniera molto semplice. Lecce, comune limitrofo, se io vado a Lecce e vedo i cassonetti della spazzatura che d'inverno sono pieni, devo pensare che, insomma, non essendoci territorio popolato dai cittadini di Verno, le posso immaginare che siano persone di Lecce che vengono e scaricano nei cassonetti, essendo indifferenziate. Questo si vede dai conteggi stessi della spesa che noi abbiamo per la Tari. Il conteggio della Tari per l'indifferenziata proprio in questi 2 anni è aumentata moltissimo, proprio per le tonnellate di indifferenziata. Noi a settembre toglieremo quei cassonetti e pagheremo meno di spazzatura. Il tempo è pochissimo e devo passare la parola ai componenti della mia lista. Una lista che qui ad Acquarica ha 2 elementi validissimi. Abbiamo un capitano di lungo corso, Pantaleo Mangia, al quale facciamo un grandissimo applauso, e che ha voglia di fare tanto ancora per questo territorio, e una ragazza che rappresenterà il presente e il futuro su questo territorio, Roberta Elia, una bravissima professionista, una laureata che darà molto e che ha la passione per la politica. Ci è stato detto che siamo della gentaglia,
pensatelo voi, insomma, se vi sembrano gentaglia queste qui, compreso me ovviamente, se noi 13 sembriamo gentaglia probabilmente, ma non sappiamo più, il mondo si sta girando veramente, non so come si sta girando. Quindi il 10 giugno dovete votare progetto comune, la lista numero 1, e si voterà solamente domenica, quindi dalle 7 alle 23 in questo paese avremo un grandissimo successo insieme al successo che avremo in tutto il comune, e dall'11 giugno prenderemo noi in mano per recuperare questi 5 anni persi, per dare un contributo allo sviluppo del nostro territorio che ha tante risorse, che deve essere rivalutato, un territorio che in questi 5 anni è rimasto dormiente e che molta gente non conosce neanche il sindaco. Gente mi dice che ma se il sindaco lo vedo neanche lo conosco io, tantissime persone. Astrudà ha detto che ha fatto lavori in via Orsini del Balzo, ditemi voi Astrudà dove sta Orsini del Balzo, probabilmente questo è già il tour d'addio, perché sa che dall'11 giugno su questo territorio amministrerà progetto comune lista numero 1. Passo la parola a Roberta. Buonasera a tutti. Questa sera si conclude la campagna elettorale. Abbiamo parlato dei nostri progetti, del nostro programma. Il nostro è un gruppo concreto che garantirà in ogni frazione, e dico in ogni frazione, un consigliere comunale referente per una migliore conoscenza del territorio e per una più veloce risposta alle esigenze di tutti i cittadini. Io garantirò la mia disponibilità. Darò risposte ad ogni singolo cittadino qualora chiedesse il mio aiuto. Appoggerò tutte, e dico tutte, le realtà associative locali. Collaborerò con loro per la piena efficienza e sviluppo del nostro territorio. Domenica 10 giugno fate la scelta giusta. Il vostro voto per un progetto comune. Vi chiedo di sostenerci, insieme per il cambiamento. Lista numero 1, con Franco Leo sindaco. Grazie. Sul palco ci siamo ricomposti perché ieri ci è mancato Mauro. Ha contratto matrimonio, un grandissimo augurio a Mauro e a Isaura. Adesso passo la parola a uno grande amministratore, amministrato benissimo il nostro territorio, e insieme a Roberta lo faranno ancora, Pantaleo Mangè. Cittadini di Acquarica, buonasera. Io ho poco da aggiungere più di quello che vi ho detto, ma comunque qualche cosa quindi la devo dire. Quindi dalla prossima settimana quell'orologio sarà acceso di nuovo, perché è spento da 5 anni. Quell'orologio sarà illuminato come sarà illuminato tutto il nostro paese. Già vi ho accennato qualcosa l'altra sera, perché quando mi hanno telefonato dice stanno facendo le strisce, ho detto hanno sentito l'odore, hanno sentito, ma vabbè. Comunque voglio dire una cosa, ciao posta, ciao, ciao ufficio postale, con 5.000 euro mi sono spiegato che hanno speso e che potevano benissimo andare a sedersi su un tavolo e trattare, perché la politica quindi è confronto e bisogna quindi confrontarsi con le persone. Poi c'è un'altra cosa che la voglio rimarcare, il tavolo tecnico a costo zero è stato smantellato, mi dovete dire perché, lo dovete dire, tanto parlate dopo di me, se lo chiarite ai cittadini ve ne sono grato. Quindi per quanto riguarda la Fogna Bianca, quindi che noi teniamo il terminale, da 20 anni, non lo so quanti anni che c'è quel terminale, quindi non se ne sono accorti la vecchia amministrazione che va via giorno 10, quindi continuerò a fare
diciamo, quelle cose che ho sempre fatto nell'interesse dei cittadini, ma non solamente di Acqua Arica, di tutto il territorio, perché io sono stato l'amministratore di tutto il territorio, presente sempre in tutti i centri, e c'è la firma mia in tutti i centri del comune di Vernole, nessuno escluso, anche alla frazione di San Cataldo, perché anche San Cataldo è una frazione nostra, perché tutti quanti, poi per quanto riguarda il turismo e quant'altro, poi lo vediamo fra 5 anni altri che cosa succederà, ve lo dico questa sera, quindi che poi vedremo tra 5 anni, quindi, e mi ricandido pure fra 5 anni, non pensate che non mi ricandido. No, lascia perdere. Vabbè, quindi niente, stasera quindi siamo in chiusura di campagna elettorale, faccio un in bocca al lupo a tutti quanti, quindi i miei, diciamo, candidati insieme a me, al sindaco futuro, chiaramente, Franco Leo, una persona di per bene, un professionista che si è messo sempre a disposizione dei cittadini, chi non lo conosce, ma c'è molta gente che lo conosce, quindi, e sa chi è, e che cosa ha fatto e che cosa farà, quindi disponibile, sempre con tutti, quindi sicuramente faremo la differenza. È inutile che mi dilungo a dire altre cose, perché quindi aspetto che mi rispondano su quelle due cose che sono molto importanti, ma molto importanti, e loro quindi l'hanno disfatta. Quindi mi dispiace molto perché quindi diciamo questa piazza doveva essere finita tutta quanta, i soldi di questa piazza non so dove l'hanno portati, ma non solo di questa, ma anche Piazza Roma Avanze, che c'erano 50.000 euro, non so dove l'hanno portati, è una loro scelta, io chiaramente la posso pure rispettare, ma non condividerla assolutamente, quindi bravi loro che hanno fatto queste scelte. Allora, giorno 10, votate e fate votare, principalmente, no, l'altro giorno dissi i candidati di Acqua Arica in modo particolare, sul nostro territorio. Se poi qualcun altro viene a prendere voti sempre della mia lista, ben venga, che sono felicissimo, quindi non c'è nessun problema, non c'è. Quindi però, ripeto, attenzione. Noi teniamo, diciamo, un bel paesino e teniamo, diciamo, a disposizione diversi voti, che non c'è bisogno di andare a chiedere voti a nessun altro centro, ma possiamo mandare due candidati di questo paese, quindi che sarà Pantaleo Mangè e Roberta Elia. Grazie a tutti, vi voglio bene. È inutile quindi che lo ripeto, ci sono degli amici che forse gli voglio più bene o meno bene, c'è qualcuno che non me ne vuole, forse me lo voleva pure volere più bene, non me lo fa vedere, magari quindi dice ma mo perché, lo sa chi sono, sa che faccio, quindi per me è stata una missione, continuo quella missione, quindi sono scritto, ti ho detto l'altro giorno, al collegio infermieri, sono ancora iscritto, sono un infermiere, ne sono orgoglioso. Grazie a tutti, passo la parola al nuovo sindaco, Franco Leo, grazie, Acqua Arica, grazie. Sicuramente ora che verranno parleranno che hanno dei loro programmi, che poi non dicono niente, è che noi non abbiamo programmi. In questi giorni comunque noi parleremo, sicuramente parleranno del baratto amministrativo, perché mi stanno attaccando lì sopra, che non si può fare. Lo fanno comuni come Milano, lo fanno, io non so se nel comune di Vernole non si può fare. A Milano fanno il baratto amministrativo, non si può fare per gli anni pregressi e nessuno ha detto cioè che lo farà per gli anni pregressi. Lo faremo dal divenire, da quando noi andremo all'amministrazione in poi. Ditemi che non si può fare. Se dite che non si può fare, siete, come su tanti argomenti, dei falsi. Abbiamo parlato di canone di locazione concordata, mi venissero a dire che non si può fare, dove tantissima gente risparmierà tantissimo, perché i proprietari di immobili pagheranno solamente il 10% affittando questi immobili, essendo in un comune ad alta tensione abitativa, e doveva essere fatto su iniziativa comunale. Noi lo faremo.
abbiamo parlato di Acaia, che rivaluteremo Acaia e andremo a fare il marchio Acaia noi. Altro che voi, cioè che avete lasciato tanto l'erba, avete lasciato. Gente mi ha detto, ho cercato di andare cioè alle Cesine, da quelle parti alle strade, ho dovuto cambiare strada, sono dovuto tornare indietro, hanno detto. Pagando tante imposte, ma dove sono andate a finire? Sti bilanci, va bene, ma questi bilanci, questo debito, che un giorno, mi diceva Salvatore, è 1.600.000, un giorno 4.000.000, un giorno, ma quant'è, insomma, vi dico io quant'è. È quello cioè che avete scritto nell'ultimo non scritto, e veramente, siccome è uscito su Facebook, dov'è la reazione, c'è dei revisori, c'è dei conti. Allora dici una volta quali sono i veri numeri, dici di questi residui che sono stati cancellati, ma perché cerchi di prendere in giro la gente? Come fai ad andare negli ultimi 20 giorni a asfaltare le strade, aggiustare l'orologio, a mettere giù la fontanina, quelle cose lì? Ma siamo nel 2018, ma pensi di prenderci in giro così i cittadini di Pernole? Pensi che siamo tornati veramente a 100 anni fa, cioè che non si accorgono che demagogia pura, che marketing elettorale basta, e ti puniranno anche per questi atteggiamenti, perché bisogna stare sul territorio 5 anni, bisogna stare e non ricordarsi gli ultimi 20 giorni. Il 10 giugno sapete benissimo cosa dovete fare, dovete votare progetto comune alla lista numero 1. E solamente, ripeto, la domenica, perché non come altre volte si voterà solo dalle 7 alle 23 di domenica. Quindi progetto comune lista numero 1, che è composta da Andrea Antonucci, Mauro Carofalo, Elisa D'Aprile, Gerardo De Gaetanis, Giacomo De Mitri, Roberta Elia, Massimiliano Leo, Pantaleo Mangè, Lucia Papa Pascali, Salvatore Picherri, Andrea Sciolti, Mariangela Sciolti. Un piccolo saluto da parte di Salvatore, il tempo purtroppo è quello che è. Prima Lucia, purtroppo abbiamo pochissimo tempo. Prego Lucia. Aspetta. No, staccolo, non mi va. Ciao comunità di Acquarica, un piccolissimo saluto che vuole essere più un appello. Adesso il candidato sindaco ha presentato la nostra squadra, è una grande squadra, state in buone mani, votateci, state in buone mani. Questi turisti per caso di questa amministrazione fanno i turisti per caso, vengono e fanno i tour con le loro armate, turisti per caso, perché non vi hanno mai considerato, e vengono qui sempre in continuazione, frazione per frazione, insieme al capoluogo, col capoluogo, a buttare fango, solo fango sanno buttare. Giù le mani da Pantaleo Mangè, giù le mani. Loro non sanno, giudicano con il loro metro di giudizio. Pantaleo Mangè è stato un uomo che ha segnato la storia di questo paese, e voi lo dovete votare, votatelo, e mentre lo votate pensate a una cosa, come vi hanno trattato a Quarica, Pisignano, Acaia, Vanse, Struda, non vi hanno considerato proprio. Questi siamo noi, siamo a vostra disposizione, di un paese, di una comunità unita, perché noi vogliamo una comunità unita, crescere con voi, e segneremo la storia di questo paese. Buon voto! Un saluto da parte di Salvatore Picherri. Un minuto basta e avanza per dire due cose. La prima, devo parlare dei dinosauri. Attenzione, i dinosauri, come dicono loro, sono persone che io ho conosciuto per bene in questi mesi che abbiamo, dove abbiamo concordato insieme qual è il nostro progetto.
grazie ai dinosauri, come dicono loro, dalle vostre tasche toglieremo meno soldi. E sapete perché? Perché loro, che non sono dinosauri ma sono dei pivellini, hanno dato ad altre persone incarichi pagando queste persone. I dinosauri servono perché l'esperienza serve. Se uno non ha esperienza si deve affidare a un altro, ma se non c'è esperienza in una squadra la si deve dare all'esterno. E quando si dà una cosa all'esterno si deve pagare. E siccome i soldi non sono loro ma sono nostri, sono vostri, noi faremo a meno di quei soldi grazie ai cosiddetti dinosauri. Grazie ai dinosauri. E poi un'altra cosa, in tutti i comizi che hanno fatto di qua e di là, di qua e di là, hanno utilizzato una parola che per loro fortuna hanno inserito in frasi non compiute. Hanno usato la parola infiltrazione, l'hanno usata spesso. Ci ho pensato tanto in questi giorni e devo dire che hanno ragione. Devo dire che hanno ragione, signori. Sì, nella nostra squadra c'è qualcuno che fa infiltrazione. Hanno confuso l'infiltrazione che fa Pantaleo Mangea alle persone. Di quello stanno parlando. Ecco perché non l'abbiamo denunciato. Signori, 10 giugno, lista numero 1. Acquarica. Sicuramente grandissimo successo di Progetto Comune, lista numero 1. Ora tutti a Pisignano. Grazie. L'ultima serata di una campagna elettorale, una campagna elettorale dai toni bassissimi, aspri, perché l'amministrazione sarà un'amministrazione che vedrà, dopo tanti anni dall'elezione diretta cioè del sindaco, tutti i sindaci sono stati rieletti al mandato successivo. L'attuale amministrazione è un sindaco che non sarà rieletto al mandato successivo. Perché per essere rieletti bisogna meritarlo. E questa amministrazione non merita sicuramente il vostro voto, non merita il vostro voto perché non ha fatto nulla, ha lasciato i centri abbandonati a se stessi, centri che comunque nel nostro gruppo, come inizio, quando ci siamo organizzati, dovete sapere, quando è nata questa lista, questa grande lista che non è fatta di gentaglia come dice qualcuno, ma è fatta di gente per bene, gente che vi dimostrerà che è il 10 giugno, perché il confronto a giudicare saranno i cittadini, saranno a giudicare se la gentaglia sta di qua o sta da altre parti, ma noi non chiamiamo gentaglia nessuno, noi vogliamo confrontarci. E abbiamo parlato anche di programmi noi, loro nominano i programmi, proprio no, poi non dicono niente sui programmi. Noi abbiamo parlato di baratto amministrativo, certamente, perché? Noi sì, loro no. E il baratto amministrativo, questo baratto amministrativo pare che sia, perché lo faremo, perché si può fare. È inutile stare a venire sui palchi a dire no, tanto non si può fare, non si può fare per gli anni pregressi, lo fanno tantissimi comuni, Milano lo fa, non vedo perché Vernola non possa farlo. Sempre falsità, falsità e falsità, ma le falsità poi, le bugie, si sa, finiscono e loro finiranno il 10 giugno, finiranno sicuramente perché il territorio è stato abbandonato, non lo conoscono assolutamente, pensate che l'ultimo comizio a Strudà il candidato sindaco dell'altra lista ha detto che aveva fatto dei lavori in via Orsini del Balzo, via Orsini del Balzo probabilmente già è il suo tour d'addio, siccome è di Lecce, per tornarsene a casa, perché sicuramente il 10 giugno lo manderemo a casa. E questo noi lo percepiamo dai voi, dalle vostre sensazioni, che volete mandarvi a casa perché
non hanno fatto niente, hanno saputo mettere solamente tasse, tasse e tasse, senza fare niente. Noi abbiamo parlato del baratto amministrativo, come detto che si può fare, abbiamo parlato del canone di locazione concordata, che è un'altra cosa che farà. Mentre loro hanno impoverito il territorio, noi cercheremo di recuperare questi 5 anni. Attraverso questo canone di locazione concordata, un proprietario potrà, se su iniziativa del comune, con un accordo fatto fra associazione dei proprietari e associazione degli inquilini in un comune come quello di Verno e ad alta tensione abitativa, pagare solamente il 10% rispetto a delle aliquote che possono arrivare al 43%. Se questo non è parlare di programmi, io non lo so. Dicano loro le loro proposte. Noi le nostre proposte le abbiamo fatte, come le abbiamo fatte ad Acaia, come le abbiamo fatte a Vanze, parlando ad Acaia di un marchio Acaia che noi faremo, come abbiamo parlato a Vanze di fare un farmers market dove tutti gli agricoltori, e sono tantissimi ad Acaia, che potranno esporre i loro prodotti le domeniche che decideremo a costo zero, perché il Comune, avendo certi capitoli che sono per lo sviluppo economico, noi dedicheremo questi capitoli allo sviluppo economico, perché questo Comune sta morendo, lo stanno facendo morire, ma noi lo rivitalizzeremo, sarà rivitalizzato, sarà ripreso, svilupperemo questo Comune. Questi 5 anni perduti completamente li compenseremo, ci penseremo noi, questa squadra fatta di gentaglia secondo loro, questa squadra che dà il vostro consenso, altro che gentaglia, perché non hanno contenuti, non hanno niente, 5 anni non si sono visti mai, si vedono adesso a vedere, hanno fatto le strade, il manto stradale, hanno fatto il basolato, hanno fatto la fontana, si è visto, ma dopo 5 anni, ma pensiamo di stare ancora a 100 anni fa, che la gente viene presa in giro con queste cose fatte gli ultimi 20 giorni di campagna elettorale, ma dove pensate di stare? In quale paese dell'Africa? È vero che ci state riducendo come un paese dell'Africa, ma non passerete più, perché vi batteremo, vi schiacceremo il 10 giugno anche a Pisignano. Considerate Pisignano un paese che avrete successo, Pisignano vi darà una lezione che neanche ve l'immaginate, perché non si può fare associazionismo e salutare le persone dopo tantissimi anni che si è su questo territorio e qualche mese prima delle elezioni ci si ricorda di essere di Pisignano. Noi siamo di questo territorio da sempre, siamo a 5-6 mesi dalle elezioni, qualcuno esce così, no? Esce che si ricorda che Pisignano, associazione a tutto campo, fare a tutto campo, coinvolgimenti alle persone, andare a casa delle persone 6, 7, 8 volte persino, persone hanno avuto la visita per la sesta volta a casa, non ti voglio votare, non ti voglio votare, Pisignano darà un consenso al progetto numero 1, perché dobbiamo mandarvi a casa, dobbiamo, non meritate il nostro consenso. A Pisignano c'è gente di noi che si è spesa personalmente, ho fatto degli investimenti, io ho dato movimento a Pisignano, io con i miei investimenti ho dato valore a Pisignano, io ho dato valore a Pisignano, non tu. Vai, vai. Ho lavorato con i dipendenti assicurati, con i miei investimenti ho dato vigore, era un torpore Pisignano, io ho dato vigore a questo territorio e lo darò ancora dal 10 giugno e Pisignano voterà con patto, me voterà e questa grandissima squadra con 2 eccezionali candidati, e tu te ne tornerai a casa e riuscirai dopo 22 anni altri, perché non meriti il mio voto, non meriti, altro che... Ho dato sviluppo alle attività locali, ho dato anche, comprese anche attività nei miei investimenti, ho dato sviluppo a tante attività e non voglio fare nomi per pubblicità, e ci sia stati i miei investimenti a chiamare la gente, pensate, dopo che uno ha dato, vedersi la gente che viene chiamata in disparte perché lì no, non devi andare, ma dove vuoi andare? No, Pisignano sarà compatto, il 10 giugno sarà compattissimo ed io ho 2 amministratori qui sopra, perché Pisignano avrà il suo amministratore, perché il nostro accordo è stato che Pisignano avrà un amministratore, avrà, ed è fra questi 2 ottimissimi candidati
che salgono sul palco e sanno parlare benissimo e parlano di programmi, parlano, non parlano di niente, non dicono rosari, anche se abbiamo la chiesa vicina, abbiamo. Ho due grandissimi candidati, eccezionali. Passo la parola ai miei candidati di Pisignano, ai quali dovete andare a dare un consenso fortissimo il 10 giugno. Mariangela. Buonasera a tutti, vorrei innanzitutto ringraziarvi per il sostegno e l'affetto dimostrato in questa campagna elettorale. Mi scuso ancora se oggi sono emozionata come il primo giorno, ma l'emozione è un sentimento vero, un sentimento che viene dal cuore. In queste sere vi abbiamo illustrato il nostro programma, manifestato la nostra disponibilità e garantito il nostro impegno affinché il nostro comune possa riprendere il suo splendore. Oggi su internet leggevo che parecchi comuni italiani sono riusciti con impegno ed eliminando spese inutili ad abbassare il peso delle tasse che gravano sui cittadini. In particolare c'è un comune italiano non molto distante da qui e un po' più piccolo del nostro, dove le addizionali comunali sono state eliminate, la tassa sulla spazzatura è al minimo e non viene applicata l'IMU sui terreni agricoli. Questo comune è Burgio, in provincia di Agrigento, dove l'amministrazione comunale è riuscita a creare per i suoi cittadini questo paradiso. Allora ho pensato che ci possono essere due soluzioni. O ci trasferiamo tutti a Burgio, ma non mi sembra il caso perché si mutanti, o il 10 giugno votiamo tutti lista numero 1 con candidato sindaco Franco Leo e iniziamo a lavorare sul nostro programma che prevede proprio un abbassamento di queste tasse. Questo dimostra che volere è potere e non volere il potere, caro nostro sindaco De Carlo. Scoppia Mariangela, scoppia, scoppia. Poi vorrei anche considerare come alcune parole uscite in questa campagna elettorale possono essere un'arma a doppio taglio. La parola gentaglia, ad esempio, più spesso rivoltaci, significa persone o gruppo di persone poco affidabili. Io qui sul palco di questa gente non ne vedo. Brava! Forse questa gente è da ricercare altrove, fate voi. E poi ho considerato la parola fango, che accostata ad altre parole può diventare veramente significativa. Gettare fango significa parlare male, disonorare una persona o un gruppo di persone. Ma se io aggiungo alla parola fango la parola anni, quindi anni di fango, il significato diventa grave periodo di disagio morale e sociale. Praticamente gli ultimi 5 anni di amministrazione del comune di Vermole. Vi lascio con un detto. Gli adulti dicono spesso di non credere a Babbo Natale, eppure 5 anni fa l'hanno votato. Ancora un ringraziamento a tutti voi e solo con l'unione di tutti potremmo dare vita a questo progetto comune. Lista numero 1, progetto comune con Franco Leo. Mariangela Sciolti, questi sono i miei candidati. I due candidati di Pisignano che avranno, senza che siano passati 10 volte nelle case, avranno un consenso che qualcuno probabilmente rimarrà molto molto, molto deluso, purtroppo mi dispiace. Sono dei candidati che hanno dei numeri, sanno cosa vogliono e amministreranno benissimo sicuramente questo territorio. Passo la parola ad Andrea Antonucci. Grazie Franco.
Buonasera a tutti. Io voglio raccontarvi brevemente, giusto così, per la cronaca, affinché voi sappiate, sportivamente, dice Pantaleo, affinché voi sappiate con che gente abbiamo avuto a che fare per 5 anni, sia loro come amministratori, ma anche chi continua, chi li ha sostenuti, chi continua e chi continuerà a sostenerli, ancora per poco. Pare che mentre noi ieri sera parlavamo qui e parlavamo di programmi, parlavamo di tante cose belle insieme a voi e questa piazza era strapiena, al contrario della loro messa in scena lì a Largo Cappelle, ed al contrario di quello che sono venuti a dirci qui pochi minuti fa, dove hanno detto che noi parlavamo da soli e che questa piazza era vuota. Cioè, secondo me queste persone non solo non sanno amministrare, ma ci vedono anche poco. E quindi dicevo, mentre noi eravamo qui impegnati, qualcuno ha pensato bene di divertirsi andando ad imbrattare il nostro manifesto con l'elenco di tutti i nomi in via Strudà, sulle bacheche, dove era stato affisso in maniera regolare, era stato affisso regolarmente. Hanno segnato il mio nome, ingiurandomi accanto, hanno segnato il nome di Pantaleo, anche lì lo hanno imbrattato la sua professione e lo hanno ingiurato anche lui accanto. Siete ridicoli! Siete ridicoli! Questa è la loro democrazia. Se pensate in questo modo di mettere un bavaglio alle persone, beh, io vi dico che continuerò a sputtanarvi così come ho fatto in questa campagna elettorale. Bravo! E lo farò a prescindere dal risultato. Lo farò a prescindere, perché voi meritate soltanto questo. Amici di Pisignano stanno avendo paura e lo stanno dimostrando in maniera chiara. La loro manifestazione di paura, così come ho detto anche ad Acquarica nel mio comizio dell'altra sera, è l'unica dimostrazione di trasparenza che ci hanno dato in questi 5 anni, l'unica. Lo stanno facendo appunto attraverso insulti, offese. Lo stanno facendo strumentalizzando, e lo hanno fatto poco fa, una questione, quella della prenotazione dei comizi. Anche quella sono in grado di strumentalizzarla. Il regolamento, noi abbiamo agito secondo il regolamento comunale, il regolamento che la prefettura ci emana. Se voi, il regolamento ci dice che chi prima arriva prima alloggia, e quindi chi prima arriva sceglie gli orari. Se voi nella vostra vita siete stati sempre abituati ad alzarvi alle 10 del mattino, bravo, non è colpa nostra. Bravo, se nella vostra vita siete stati sempre abituati a non far nulla, non è colpa nostra. Mattino e serano, pazzo. I cittadini, e noi lo abbiamo dimostrato, hanno bisogno di tranquillità. Hanno bisogno di quella tranquillità che noi abbiamo profuso a voi durante questa campagna elettorale, parlandovi di tante cose belle. I cittadini hanno bisogno di sentirsi i veri protagonisti di questa campagna elettorale e non devono essere trattati come semplici contenitori di voti dove venire qui a Pisignano, attingere e portare altrove, così come hanno fatto 5 anni fa. Il compito di un amministratore, di un grande amministratore, è programmare una politica per il territorio che guardi avanti negli anni, una politica che guardi ad uno sviluppo sostenibile vero, una politica che non si fermi solo a programmare in vista delle successive elezioni amministrative. La manutenzione del territorio, delle strade, le lampadine, la pulizia dei cimiteri e quant'altro è ordinaria manutenzione.
questi signori, amici miei, non sono stati in grado né di programmare progettualità a lungo termine né di fare l'ordinaria manutenzione. Questa è stata una campagna elettorale in cui noi su questi palchi vi abbiamo parlato di programmi, vi abbiamo parlato di ambiente e vi abbiamo detto come vogliamo tutelarlo. Vi abbiamo parlato di TAP, vi abbiamo parlato di eolico, vi abbiamo parlato di tanto rispetto all'ambiente. Abbiamo parlato di cultura, di come noi vogliamo che diventi questa uno dei punti cardine della nostra futura amministrazione. Vi abbiamo parlato di turismo, delle nostre marine, di come intendiamo portare avanti e sviluppare le attività turistiche sul territorio. Abbiamo parlato delle associazioni e vi abbiamo raccontato come su questo territorio ci sono associazioni vere che funzionano, a maggior ragione su Pisignano, da sempre, e associazioni fantasme messe su all'ultimo momento in questa campagna elettorale e fatte diventare non contenitori culturali o contenitori di idee, ma contenitori di voti. Anche qui vorrei dirvi ciò che sono prima, ciò che ho detto prima: sono ridicoli. Abbiamo parlato di tante cose, cari amici di Pisignano, e per me questa è stata la mia prima campagna elettorale, e con le persone che già le hanno fatte negli anni passati, durante le riunioni, mi dicevano, si parlerà di programmi, sicuramente la lista avversaria proporrà il loro, noi dovremmo proporre il nostro. Invece ho sentito dall'altra parte solo calunnie ed offese. Fate voi. Io, Franco, ogni tanto dimentica di presentare tutta la lista per l'emozione. Io lo voglio fare io stasera qui su Pisignano, perché se dico progetto comune dico un gruppo di amici, un gruppo di persone serie ed oneste. E se dico Pisignano, dico Andrea Antonucci e Mariangela Sciolti. Se dico Vernole, dico Gerardo, dico Elisa, dico Lucia. Se dico Acaia, dico Salvatore Pichierri. Se dico Acquarica, dico Pantaleo Mangè e Roberto Elia. Se dico Strudà, dico Giacomo, dico Franco, il nostro candidato sindaco, dico Massimiliano, dico Mauro. Abbiamo finito? Andrea, scusate, ci chiamiamo Andrea, quindi insomma. In questi giorni di campagna elettorale ho incontrato tutti voi e concludo. Abbiamo parlato di tante cose belle, ma mi è rimasta impressa una signora anziana. Sono andato e le ho detto: sono candidato. E mi ha detto: burutie, figlio mio. A quai hanno venuti tanti cristiani e mi hanno promesse tante belle cose. Ti e c'è me prometti. Ha già detto: niente, signora mia. La mia unica promessa è cutte tratto de cristiana. Il 10 giugno vota progetto comune, lista numero 1 con Franco Leo candidato sindaco. Grazie. Progetto comune, lista numero 1. Tutti quanti a Struda! Struda! Struda. Grazie a tutti quanti per la vostra presenza. Struda, che a giorni con il suo consenso nominerà un sindaco di questo paese, però non sarà il sindaco di Strudà, ma sarà il sindaco di tutto il comune di Vernole, sarà, perché noi questa lista di Gentaglia, secondo l'altra parte,
abbiamo riunito, contrariamente a loro che hanno diviso il territorio, noi con un progetto comune abbiamo unito il territorio, noi, un territorio che sarà unito e rimarrà unito per 5 anni, rimarrà, perché queste divisioni che hanno fatto loro non ci saranno più, perché la nostra specificità sarà dei 6 centri, di valorizzare tutto quello che hanno i nostri centri e non di avere un capoluogo di comune, perché le tasse le pagano tutti i cittadini e sono state tantissime le tasse pagate in questi anni da tutti noi, e perché questo abbandono del territorio, delle frazioni, che siamo stati abbandonati a noi stessi, ed è stata colpa della minoranza, è stata. Non so quale normativa c'è particolare nel comune di Vernole, però sembra che se non si è fatto niente è colpa solamente della minoranza, non dell'amministrazione. Ma questa volta che saranno loro la minoranza, vediamo quello, perché noi faremo, quindi non ci sarà colpa della minoranza, perché noi nell'amministrazione ci andremo sicuramente il 10 giugno, perché daremo una bella lezione a questa amministrazione che non ha fatto niente se non impoverirci e basta, senza programmi, senza progetti. Non avete fatto assolutamente niente, avete abbandonato questo territorio, e noi faremo di questo territorio, lo rivitalizzeremo, daremo sviluppo senza impoverire le persone, e non faremo dei lavori in via Orsini del Bazzo sicuramente, ma faremo dei lavori in via Lonzoriale, e magari non sai neanche le vie di questo paese, via Orsini del Bazzo a Lecce, è il tour del tuo ritorno a casa, perché il 10 giugno questa comunità ti manderà a casa, ti manderà, non so se abiti in via Orsini del Bazzo, ma tornerai sicuramente lì, tornerai, hai già nominato, questo è il tuo tour d'addio, è il tuo tour d'addio, perché così meriti, cioè, da questa cittadinanza che hai abbandonato per 5 anni, gli ultimi 20 giorni però, gli ultimi 20 giorni abbiamo visto il basolato, la fontana, l'orologio ti sei dimenticato però, perché è ancora fermo, è fermo 5 anni fa, ma noi, questo orologio si è fermato 5 anni fa, è da 5 anni che non funziona l'orologio, probabilmente qualcuno non ti ha indicato che l'orologio è fermo, ma noi riprenderemo tutto, perché il tempo perduto lo recupereremo, perché con questa squadra di gentaglia per te, noi recupereremo questi 5 anni, noi daremo un impulso, una scossa a questo territorio, perché ne abbiamo le prerogative con questa gente, con Pantaleo, con Elisa, con Lucia, con i cittadini di Strudaccio che adesso parleranno e poi riprenderò io. Siete ormai, il vostro periodo, i vostri 5 anni sono finiti, e per la prima volta da quando c'è l'elezione diretta del sindaco, che è stato sempre, attenzione, è stato riconfermato sempre, sarai il primo sindaco ad aver fatto un solo mandato, sarai, perché gli altri sindaci di Vernole tutti qua hanno fatto almeno 2 mandati, tu sarai l'unico di Vernole a fare un mandato solamente, perché ti bocceremo tutti, perché meriti di essere bocciato, perché per essere promosso, per avere fiducia, bisogna meritare la fiducia, e non meriti tu fiducia da parte di questa popolazione che hai abbandonato completamente a se stessa, ed ora vieni e non sai neanche le vie, gente mi dice qui a Strudà, dice, se io lo vedo non lo conosco nemmeno, ma come ti presenti su questa piazza, pure che parlerai dopo di me, ma tanto questa piazza ti boccerà, non ti voterà, perché sei stato assente 5 anni, perché tu eri l'amministratore, non la minoranza. Ora devo passare la parola ai miei candidati, alla mia gentaglia di Strudà, ecco, passo la parola alla mia gentaglia di Strudà, così ci hanno definiti, loro vedranno se la gente ci darà fiducia alla gentaglia, una campagna elettorale come non ce ne sono state mai, di profili bassissimi, di calunnie, di fango, ma questo fango a volte diventa un boomerang che poi ti torna addosso, e così vi tornerà addosso in queste elezioni comunali. La parola ai miei candidati di Strudà, degli ottimi candidati che sicuramente avranno un consenso elevatissimo su questo territorio, su questo paese. Prego la parola. Mauro, innanzitutto a Mauro un saluto particolare, perché ieri Mauro e Isaura si sono sposati.
Un grandissimo applauso a Mauro, al nostro Mauro. Mauro Carofalo. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto vi ringrazio per l'applauso, per gli auguri, prima cosa. Per l'impegno, cioè, ho cercato di impegnarmi per far coincidere tutto, perché non è facile, ve lo assicuro. Però questo impegno è molto importante per me, perché voglio rivedere il mio paese, voglio che il mio paese rinasca, deve rinascere. Questo paese è stato abbandonato completamente, come tutte le frazioni. Io vi chiedo con il cuore di ridare dignità a questo paese, alla gente di questo paese, come di Strudà, come di tutte le altre frazioni. Tutto il territorio di Vernore è stato abbandonato, non si è visto mai nessuno, per qualsiasi cosa non c'è stato mai nessuno. E poi, come dice Franco, gli ultimi 20 giorni abbiamo visto, come per magia, cioè, le casse del comune sono chiarite, i soldi sono usciti fuori. E sarò brevissimo, perché comunque siamo tanti candidati qua a Strudà e quindi dobbiamo parlare tutti quanti. Io vi chiedo solo una cosa: dateci la vostra fiducia il 10 giugno, domenica 10 giugno, perché vogliamo fare il bene comune con un progetto comune per tutti. Ciao, buonasera. Prima di passare la parola a Massimiliano, in considerazione del fatto che appena verranno adesso parleranno, perché non parlano del loro programma, perché non ce n'hanno, parlano solamente del nostro, e parlano, siccome ho parlato di baratto amministrativo, che è un istituto che si fa in tanti comuni, compreso Milano, pensate, questo baratto amministrativo si fa, non si può fare per i periodi pregressi, ma si può fare da oggi all'addivenire, diciamo. Quindi se noi andremo all'amministrazione, come andremo il giorno 10 giugno, questo baratto amministrativo che in tanti comuni si fa, sembra che a Vernole non si possa fare. Allora probabilmente Vernole in questi anni è andato così giù, che probabilmente non farà parte neanche delle istituzioni normative italiane, forse facciamo parte del Sudafrica ormai per come ci hanno trattati, ma noi lo riporteremo in Italia, faremo attuare le normative italiane, perché loro vi diranno che il baratto amministrativo non c'è più, probabilmente stiamo facendo la secessione per andare in Sudafrica, va bene. Scusate, ma qua ci sentiamo, sento ormai il consenso che si tocca a Strudà, si tocca nel senso che noi ci rendiamo conto che questa volta avremo un consenso altissimo in questa cittadina, ma non perché sono il sindaco di Strudà, perché noi siamo una squadra coesa, di gente per bene, di gente onesta, di gente che lavora, di gente democratica, di gente che non ha fermato il fatto di parlare nei comizi come stanno dicendo loro, perché ci sono delle normative. Allora è andato bene le primissime sere, è andato bene, perché noi prenotavamo presto, che ci alziamo presto perché siamo gente che lavora tutti quanti, e loro di conseguenza subito dopo andavano a prenotare dopo, e quindi sai, parlare dopo, come parleranno questa sera, ma tanto di Strudà non ci sarà nessuno, i 10 fedelissimi loro, quindi, ma non ci saranno più in questo territorio né Santi e né Santini che potranno fermarci sicuramente, ecco. E se qualcuno su Facebook può scrivere che poi siamo quattro e cosa, va bene, ne riparleremo il giorno 10 giugno, carissimo quello che scrivi su Facebook che siamo quattro e non dico neanche il termine, va bene, ecco. A buon intenditore poche parole. Ed è inutile che mi saluti quando ci vediamo in macchina, perché non ti saluto, uno che scrive così su Facebook è una persona che non va salutata, va bene? Perché non sai neanche scrivere, sai solo parlare di certi termini, sai parlare e basta. Sei un ex candidato, però questa volta purtroppo prenderai una bella delusione, prenderai. Devo passare ancora la parola a Massimiliano, vabbè, scusate, però è l'emozione con voi, vedervi così numerosi e così convinto che il 10 giugno darete una risposta per far passare questo progetto comune di questa gente che si impegnerà
per il nostro comune, veramente in questo progetto, per il nostro, per il vostro interesse, perché dobbiamo crescere, perché questo abbandono deve finire. Ma come fate a chiedere il consenso se ci avete abbandonato 5 anni? Su quale basi? Come fai a chiedere? Non dovresti venire neanche a fare i comizi così. Cosa vieni a dire? Cosa vieni a dire che ci hai abbandonato 5 anni? Cosa dicono i tuoi candidati? Che sono stati al buio per 5 anni, l'hanno detto comunque, no? Questo qui l'hanno detto, sono stati al buio per 5 anni, ma credo che non è colpa nostra sicuramente, il tempo stringe, purtroppo. Vi stavo dicendo che diranno del fatto che non li abbiamo fatti parlare ieri, perché allora andava benissimo, noi prenotavamo e loro subito dietro, e quindi così. Siccome noi abbiamo applicato semplicemente la normativa, abbiamo fatto una cosa regolarissima, abbiamo fatto nel prenotare, e poi sia come lista che come candidati, nel momento in cui abbiamo fatto qualcosa di regolare non puoi dirci assolutamente niente, non puoi dirci regolare come non sono stati certi consigli comunali, dove altro che non ho fatto minoranza, me ne sono dovuto uscire perché non si poteva dissentire niente a questi che dicevano questi, altro che regime, se tu parlavi questi qui, me ne sono dovuto, perché qualche soggetto loro non potevi andare contro, che inveivano questi soggetti qui, perché erano abituati questa maggioranza, no, di pochi voti, abbiamo avuto, neanche se ci fosse stato una maggioranza del, erano il 28% e noi il 26, non potevamo prendere neanche la parola, guai a dissentire qualcosa, però avete finito, pochi giorni, avete finito, è finita per voi, te ne tornerai in via Orsini del Balzo, non so se è la tua via, ma andrai in via Orsini del Balzo. Passo la parola a Massimiliano Leo, grazie. Buonasera, sempre più spesso si sente dire che per cambiare le cose ci vorrebbe una rivoluzione. Bene, cominciamo insieme a voi questa rivoluzione il 10 giugno. Noi crediamo nella buona progettazione, noi crediamo nell'amministrazione con la maiuscola, ed è per questo che al primo posto fra gli impegni che prendiamo questa sera con voi c'è il servizio per il cittadino. Recupereremo quel rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadino che negli ultimi anni è completamente svanito. Allontaneremo quell'ombra di autoritarismo dell'istituzione comunale. Il comune è di tutti e per tutti, non è certo proprietà esclusiva di chi viene eletto, questo sia ben chiaro. Voglio ricordare ai più giovani che il nostro paese è cresciuto grazie ai nostri rappresentanti e ai nostri amministratori. La villa comunale, il campo sportivo, la ex scuola, l'attuale scuola primaria, la palestra coperta, sono opere realizzate con l'impegno di chi ci ha preceduto, di amministratori attenti ai bisogni dei cittadini, portando decoro e rispetto nel nostro paese. Quel rispetto che nell'ultima amministrazione è stato completamente assente, lasciando tutte le frazioni in uno stato di abbandono e condannandolo a un lento e inesorabile declino. Vi chiedo domenica, prima di votare, fermatevi a leggere i nomi presenti nelle liste e di riflettere. Riflettere perché quel segno che andrete a porre sulla scheda avrà riflessi in positivo e negativo per i prossimi 5 anni, su di voi, sui vostri figli e sui vostri nipoti. Scegliete. Scegliete senza pregiudizi, senza condizionamento alcuno, scegliete liberi e con una mano sulla coscienza. Scegliete le persone che ritenete più capaci, onesti e trasparenti a governare un territorio bello come il nostro. E alla fine, in questa seconda campagna elettorale, ho conosciuto tanta altra gente nelle case, nelle piazze, bravissima gente, i miei compagni di viaggio, nuovi e vecchi sostenitori. E comunque, grazie a tutti per il vostro impegno, per la vostra disponibilità nei nostri confronti, non vi deluderemo di rappresentarmi. Progetto comune, lista numero 1 il 10 giugno. Andrea Sciolti. Buonasera a tutti, signori. Buonasera a tutti, un'altra volta. Io mi sono presentato su questo palco la prima volta cercando di parlare di rispetto.
rispetto verso di noi e per loro. Niente signori, il rispetto è finito, perché loro rispetto non hanno mai avuto e non sanno nemmeno cosa significa la parola rispetto. Io voglio ringraziare soprattutto voi per la vostra presenza, per quello che ci state dando. Per me è un'esperienza unica che penso che finirà qua, oppure mi adopererò per il mio paese e la mia gente. Ora parliamo di campagna elettorale. Noi tutti abbiamo ascoltato cosa dicono i signori avversari nelle nostre piazze. In questi giorni stanno promettendo di tutto, ci sono centinaia di migliaia di euro per Strudà, ci sono per Vanze, ci sono per Pisignano, ci sono per Acquarica, ora ci sono soldi per tutti, chi vuole soldi sono regalati, signori, soldi per tutti. Un'altra cosa, la differenza tra noi e loro è nei valori che ci contraddistinguono. Noi siamo dalla parte della gente comune, noi siamo dalla parte della gente che si sveglia alle 4 di mattina per andare a lavorare nei cantieri o nelle campagne, in qualsiasi condizione, o a 40 gradi o a meno 5. Noi sosteniamo queste persone e queste persone vogliamo aiutare. Scusate. Vogliamo sostenere quella gente, perché di quella gente che io faccio parte, di quella gente che lavora 10 ore al giorno ma non riesce a pagare la spazzatura, l'IMU e tutte le altre cose, nonostante, ripeto, lavora 10 ore al giorno. Noi siamo con loro perché io vengo da famiglie come loro e chi mi conosce lo sa. Purtroppo il tempo stringe e mi devo affrettare. Io mi sono messo in gioco per la prima volta per sostenere ed aiutare la mia gente, la mia terra. Se sono su questo palco questa sera è per cambiare le regole assurde che rovinano e abbandonano il nostro territorio. Io voglio portare idee nuove, aria nuova, perché ormai quando parlo con voi cittadini del mio paese nei vostri occhi si vede soltanto delusione. Signori, la mia ultima frase. Domenica noi abbiamo una grande occasione. Possiamo finalmente avere l'opportunità di dare l'incarico a una persona che tutti conosciamo, una persona onesta, sincera, che sicuramente difenderà i nostri diritti e non quelli degli amici o dei parenti. Noi siamo diversi. Confido in voi, Strudà. Votate lista numero 1. E se concordate le mie idee, magari sciolte Andrea. Vi saluto a tutti, il tempo stringe. Grazie a tutti. Giacomo. Scusate, ho soltanto un minuto. Io volevo dire a tutti voi che chi governa ha una grande responsabilità e qui le responsabilità qualcuno non se le è prese. Se piove e si allaga una strada, la colpa era della bomba d'acqua. Se via Venezia piove e si allaga, si doveva allagare perché si chiamava via Venezia. Questo è successo a Strudà. Stiamo facendo un comizio in un cantiere. L'orologio, 4 fari spenti, il basolato che è rotto, da premettere, la luce spenta in via Caglia per 10 giorni è dovuta perché gente incompetente a 1000 euro hanno fatto il basolato e hanno tranciato il cavo della corrente elettrica. Rischio di far morire delle persone, di questo si tratta, purtroppo non c'è tempo. Noi, ripeto, promettiamo la nostra disponibilità e quello che possiamo fare, perché come dicono loro, case popolari, lavoro, noi adesso non ne possiamo dare, daremo soltanto sviluppo, questo sì, solo sviluppo, sincerità e onestà. Grazie.
dobbiamo chiudere adesso per la fine, l'ultimo comizio della nostra campagna elettorale. Tutti a Vernole per progetto comune lista numero uno, la lista che voterete il 10 giugno, ed attenzione perché quest'anno si vota solamente domenica, quindi domenica dalle 7 alle 23, tutti quanti un voto per progetto comune lista numero uno. Grazie a tutti quanti, tutti a Vernole, grazie. Cittadini di Vernole, ultimo comizio della lista progetto comune, lista numero uno, che festeggerà qui sopra l'11 giugno la vittoria, perché si percepisce con voi, perché siete con noi, perché usciamo da 5 anni di un'amministrazione che ci ha abbandonato, un'amministrazione che a non far niente si farebbe già meglio, praticamente hanno fatto meno di niente, ecco. Quindi, ma come vengono a parlare su questi palchi? Non dovrebbero neanche affacciarsi su questi palchi. Come ti presenti? Erano, secondo certi candidati loro, degli impresentabili, erano impresentabili e sono venuti qui a chiedere ancora il vostro voto dopo 5 anni di latitanza, sono venuti a chiedere il vostro voto, ma il vostro voto non ci sarà perché compatti il 10 giugno andrete a votare progetto comune lista numero uno e noi festeggeremo qui il lunedì, festeggeremo perché la vittoria si percepisce già, la gente vuole cambiare, ma non perché solamente noi, già hanno tanti voti contrari per come hanno amministrato, in più noi che abbiamo il consenso perché gente che ha amministrato bene questo comune già nella mia lista, altro che gentaglia. Una campagna elettorale di bassissimo profilo, ma non per colpa nostra, perché loro parlano programma, ma non hanno parlato assolutamente di programma. Infatti vanno sui nostri programmi a parlare di questo baratto amministrativo che fa parte comunque del nostro programma, dove hanno fatto sentire una registrazione che ha messo l'errore. No, io ho detto semplicemente che non si può fare per gli anni pregressi, che potremmo farlo da lunedì, da quando noi andremo a vincere queste elezioni. Hanno detto che non ho voluto fare il confronto, io ero disponibilissimo, dicessero se mi ha chiamato qualcuno, qualche giornalista anche di suo gradimento, chi voleva lui, per fare questo confronto. Io non sono stato chiamato da nessuno per fare questo confronto, sono tutte delle falsità come tutte le falsità che ci hanno raccontato in questa campagna elettorale. Avremmo credito farlo, come l'abbiamo fatto 5 anni fa, l'avremmo fatto volentieri anche quest'anno, ma il confronto sarà quello che faremo domenica, il confronto del 10 giugno sarà il confronto che noi faremo con loro attraverso voi che ci darete il vostro consenso e noi vinceremo queste elezioni e andremo ad amministrare sul comune, noi per voi. Adesso passo la parola perché il tempo stringe, purtroppo oggi l'ultima serata, i tempi sono più ridotti sino a che si arrivi già da un paese all'altro, si sfora già il tempo ed ora ecco un bellissimo applauso alla Lucia Papa Pascali, una delle candidate di Vernole, e poi passerò la parola agli altri candidati di Vernole. Prego Lucia. Finalmente si è ristabilita la piazza, finalmente, dopo tutte le loro strumentalizzazioni. Forza Vernole, date la vostra risposta domenica il 10, le frazioni faranno la loro parte, vi posso dire che c'è il vento della protesta che li spazzerà via loro, spazzerà via i loro privilegi, spazzerà via quella cozzaglia loro.
hanno detto che finalmente i nostri avversari, dopo il mio comizio di ieri, non mi hanno dato risposta. Non mi hanno dato risposta. Signori, questa sera il re è nudo. Non hanno nulla da dire. Hanno detto solo falsità. Hanno infangato la nostra lista, chiamandola una accozzaglia di persone. Vergogna, solo vergogna. Le accozzaglie di persone che dicono loro, la gentaglia che dicono loro, dei nostri sostenitori, sono persone che hanno un nome e un cognome, che hanno dignità. Giù le mani, non si possono accettare questi termini. E passiamo nel dire che hanno definito la nostra lista di persone, di gente di merenda. A noi non ci appartiene, a noi non ci appartiene. Noi siamo persone che hanno soltanto amato la politica, servito la politica. Avete capito? La politica, quella con la P maiuscola. Le loro piuttosto. Nella loro lista ci sono state soltanto candidature in parte, ma candidature di servizio. Hanno dato l'appalto alla villa comunale e voilà! Vi spunta la candidatura della moglie! Di questo stiamo parlando! Un'altra candidatura a trattativa di affidamento del campo sportivo e voilà, spunta il candidato di Sudà. Noi amici di merenda non li abbiamo, noi amici di merenda non li conosciamo, gli amici di merenda ce l'hanno loro, che in quel comune l'hanno trasformata in un albergo. Dove ci sono amici degli amici, dei tecnici, degli avvocati e di quant'altro. Voi non mi avete dato risposta. Voi non mi avete dato risposta. State avendo paura. Solo paura, perché se perdete avete perso i vostri privilegi. Insieme agli amici degli amici. Mai che un sindaco che è uscito da un mandato amministrativo di 5 anni, mai, ma quel consenter che era stato messo lì per accaparrare voti alle regionali e che poi è stato chiuso e che quei ragazzi sono stati sbattuti fuori. Tutti sono stati sbattuti fuori, ma la moglie di un ex assessore sta lì che sta ancora lavorando. Come la mettiamo? Come la mettiamo? E adesso un'altra chicca, un'altra chicca, perché qui le cose ne nascondono, le case ne nascondono, le cose le nascondono. Potessero venire qua, noi siamo gente civile, qui è democrazia, qui stiamo facendo la storia di Vernole, non accettiamo provocazioni di nessun genere. Forza, ma questa è la paura, la paura che se ne andranno a casa e stanno perdendo il potere. Ci
voi non siete no tap, voi avete solo interessi e basta. Scusate. Consiglio di minoranza, allora, gruppo di minoranza, sei con Vernole, abbiamo votato contro la TAP, ma che carini su questa piazza, abbiamo votato contro la TAP, andatevene, ma non per questo andiamo a metterci contro i carabinieri, contro la polizia, va bene, perché è gente che sta a lavorare e non vado a tirare dei... Non vado a tirare delle pietre contro i carabinieri, contro i poliziotti che stanno guadagnandosi da vivere, stanno guadagnandosi. Non ci vogliono far parlare, ho votato contro, ho votato, ma che state a fare su questa piazza? Andatevene, non vado a tirare pietre contro i carabinieri e i poliziotti io. Perché voi volete la vista, ci state provocando, è una campagna elettorale che ci provocate. Io ho votato contro, ho votato. Noi siamo persone semplici, umili, che vogliono lavorare, mi dipende. Dipende la parola, Lucia. Non vogliono farci parlare. Hanno paura di metterti parlare. Calma, tranquilli, continuiamo la campagna elettorale, chiudiamola, non ci vogliono far parlare, non ci volevano far parlare ieri e non ci vogliono far parlare oggi. Calma, questa gente di Melendugno che se ne vada a Melendugno. L'ultima chicca, sempre la questione Aspica delle 700.000 euro, dovete sapere, sempre sulle 700.000 euro non dovute, perché non le dovevamo pagare, hanno fatto l'Aspica un'impignazione per precetto, l'Aspica non vedendosi pagata hanno pignorato i locali lì del tabacchino della casa, della casa nostra comunale. Bravo, li hanno pignorato questi signori, questa amministrazione che è tanto brava e attenta, hanno non solo scarrare le case degli cristiani, pignorano pure, si fanno pignorare pure le case dei nostri beni comunali, questi sono stati capaci, andatevene, incapaci, andatene, perché domenica faremo, scriveremo con voi, con quelle delle frazioni, la nuova storia di Verne. Sappiate, andate con il sorriso, vi vogliamo vedere sereni, con il sorriso andate a lavorare e sappiate che noi non vi aspetteremo su questo palco, vi aspetteremo là, vicino al comune, perché insieme a voi andremo a governare. Viva Vernole! Ora un minuto a uno dei senatori, che non so com'è, della peggiore politica come dicono loro, a un grande amministratore rispetto a voi, che ha fatto tanto per questo comune e l'ha fatto benissimo, bene, contrariamente a voi, Pantaleo Mangè, un grande applauso a Pantaleo Mangè.
cittadini del comune di Vernole, perché io parlo ai cittadini del comune di Vernole tutto. Da lunedì mattina la prima cosa che farò fare disinfezione e disinfestazione e aprirò quelle finestre, aprirò aria pura, aria fresca, la dovete finire, vi teniamo in pugno, non ci scappate, la dovete finire, basta, avete capito sì o no, andate via, andate. E adesso voglio fare un saluto a tutti i cittadini vernolesi che mi conoscono bene. Da lunedì mattina troverete una persona sempre là, disponibile, come tutti i 5 anni che mi avete trovato tutti i giorni, mattina, pomeriggio, sempre a vostra disposizione. Abbiamo dato delle risposte negative, positive, quello che si doveva dare ai cittadini. Presenti sempre per i vostri interessi e non per interessi miei personali. È chiaro? Quindi vi voglio assicurare, cittadini vernolesi, dateci questa responsabilità, non vi deluderemo. Viva Vernole e viva tutta la comunità vernolese e tutte le frazioni, perché deve essere una sola comunità. Basta, la dovete finire, dovete andare via, basta, grazie. Passo la parola all'Elisa, grazie. Elisa d'Aprile. Buonasera a tutti, io oggi volevo venire qui per parlarvi di me, del nostro gruppo, del fatto che non tutti mi conoscono, del fatto che io, a differenza di alcuni che hanno detto che comunque quella gente che non conosceva uno dei componenti dell'altra lista non era un suo problema. Beh, per me non è così, io mi impegnerò affinché voi possiate conoscermi ed apprezzarmi, però... Però ancora di più, oggi ho parlato con una persona, mi ha fatto veramente commuovere. Perché? Perché questa persona ha avuto un grande lutto e ha una sua domanda dal cimitero del fatto che non erano presenti nell'illuminazione. A questo nostro concittadino gli è stato risposto, anzi, lui ha fatto una domanda alla nostra amministrazione. Gli ha chiesto perché la zona PIP fosse illuminata sempre a discapito di un cimitero che è sempre spento. La risposta di questa amministrazione è stata totalmente assente, è stata, mi hanno detto che quella è un'altra cosa. Beh ragazzi, cittadini, quello che siete per me, perché siete la mia gente, fate voi, domenica 10 giugno, se volete votare chi vi ha preso in giro, chi vi ha trattati veramente non come persone ma come bestie, votate loro. Se volete persone intelligenti, sensibili e che fanno i vostri interessi, votate noi. Buonasera, Verde, noi vi vogliamo bene! Solamente un saluto da parte dell'altro candidato di Vernole, Gerardo De Gaetanis. Buonasera a tutti, volevo solo dire che questa è una squadra di persone semplici, umili, disponibili, grintose per dare dignità a Vernole, Vernole Frazioni. Grazie a tutti, grazie di cuore. Il 10 giugno scegliete con il cuore. Il 10 giugno libereremo, sarà un'altra festa della liberazione di questo comune, perché c'è stata l'oppressione, il regime che è solo per loro e niente per voi, invece noi per voi, per un progetto comune, noi e voi, ma il 10 giugno noi libereremo, perché li soffermeremo noi e potete venire a trovarci quando volete e non ci saranno lari e non diremo a voi, il sindaco non dirà, noi il sindaco non c'è, perché mi conoscete tutti, sapete che sarò io il sindaco e
non una persona che arrivi lì sopra e ti dice il sindaco non c'è, ed era lui che diceva il sindaco non c'è. Questo non avverrà più nel comune di Vetro, è capitato anche questo, signori miei, che gente ci ha amministrato il 10 giugno tra il Vetro comune e l'11 giugno festeggeremo su questa piazza la liberazione da questa gentaglia, ma gentaglia veramente, perché l'ha dimostrato di essere gentaglia. Cittadini di Vernole, ci vedremo su questa piazza l'11 giugno, grazie. E ricordatevi che si voterà solamente domenica, dalle 7 alle 23, lista numero 1, progetto comune. Grazie a tutti quanti, siete grandi.